Io mi appresto ad andare a dormire, questa è la mia stanza, in una roulotte, abbandonata, non ho la luce, e però gli americani che sono con me dicono che è a pretty cool place, quindi chissà dove cazzo hanno vissuto loro per tutto questo tempo. Il posto è carino, l'unica cosa che appena sono arrivato il tipo mi fa: "The only thing that's working your camper is the bed." Quindi non mi va, il bagno non ce l'ho, la corrente non ce l'ho e niente, speriamo che almeno bed funzioni e che riesca a dormire. Buonanotte. Sono le 7 di mattina del mio primo giorno e noi si va a prendere i camperi d'acqua d'oggi. Oh sì. Give me one last chance and I'm gonna make you sing. Give me half a chance to ride on the waves that you bring. Your heart is shot to a swarm of bees, gonna blow right through you like the breeze. Give me one last dance and slide down the surface of things. You're the real thing. Questa è la strada che bene o male faccio tutti i giorni. Strada, oddio, 10 metri. Questa è casa di Matt, il mio host. Questa bella casa qua dove c'è il bagno, dove mandiamo il pasto di cerretino per prendere le balene. Questa è la casa di due ragazzi italiani di Roma, dove io andrò a vivere fra 10 giorni quando uscirò dalla mia roulotte. Questo è un piccolo assaggio di giardino. Qua abbiamo l'altra casa in legno. Questo è il posto dove si affumica il pesce. Ok, adesso questo è per caso di Marte. Questo è l'orto dove noi prevalentemente lavoriamo. Non è tanto grande, però c'è abbastanza lavoro da fare. Adesso siamo tre ragazzi italiani, due di Rieti e me, e due ragazzi americani, una coppia di sposi americani di 26-27 anni. Quella è la casa del vicino, adesso zoom se riesco, e come si può vedere abbiamo il lago a 20 metri, però oggi non sono potuto andare a pescare perché è nuvoloso. In realtà fosse per le nuvole non sarei mai a pescare, però oggi Marti dice che probabilmente pioverà come sempre e quindi niente pesca. Questo è in breve dove viviamo, ed è un posto very nice. E adesso vi faccio vedere dove io vivo di giorno. C'è già forse nel primo pezzo, la prima sera che ho distrutto, che il posto è tipo da rom, e però ci si adatta, per queste decisioni si adatta. Questa è la mia casa. Quella è la macchina di Marti, dove mi è venuto a prendere in aeroporto. Questa è la mia casa, una roulotte che non viene usata dagli anni 70. Prego, prego, entrate pure. Questo è il mio letto, ho messo un materasso, come potete vedere,
per non far entrare troppo luce. Mi sono messo la tendina lì, e il cuscino è un cuscino duro come il legno, ma niente. E qua io devo tutta la mia roba. Mia mamma quando vedrà questo video impazzirà, ma qua mi devo adattare all'orchidorne e a tutto. E qua è dove tengo la roba per catch the big fish. Boh, io dormo qua, come già detto, provo a dormire perché come potete vedere luce ce n'è abbastanza, e considerato che qua il sole sorge alle 3:30 può essere un problema, infatti è un bel problema, ma solitamente si è talmente stanchi che anche se il sole sorge alle 3:30 si dorme, diciamo che si dorme, e dormiamo dalle 10:30-11 di sera fino a mattino alle 8:30-9, quindi diciamo che tanto per dormire ce n'è. E domani, oggi è il mio quarto o quinto giorno, non lo so, io con le date non sono mai stato un fenomeno, domani andiamo a fare un picnic perché è il weekend a un lago, dato che qua ce ne sono abbastanza, cioè ci sono solo laghi praticamente, e almeno potrò pescare, mi ha detto Marti, io di Marti mi fido. E ok, noi abbiamo finito di mangiare tipo 2:30 fa, adesso ci possiamo riposare, io sto in realtà studiando storia della cucina, una gioia immensa, e vi lascio con questo bellissimo panorama finlandese. Ready to go! Sono finalmente approdato nella mia nuova casa, al posto della roulotte. Qua c'è la sauna, oh yes, finish way, la televisione che non funziona, ma il tavolo, il microonde, oh, di nuovo la televisione che non funziona. Sì, diciamo che dopo 15 giorni spesi dentro una roulotte, questo può essere buono e giusto, come dice la buona slow food. Là c'è Marti che dorme, quel puntino rosso molto in lontananza che non riesco a zoomare,
E là c'è già l'altro che taglia l'erba. Io sto facendo il trasloco. A presto!